Fondazione Umberto Di Mario è una fondazione Onlus No Profit che promuove la ricerca in ambito biomedico della medicina traslazionale e della medicina di precisione, e lo fa ispirandosi ad uno dei suoi fondatori, il professor Umberto Di Mario, che istituì la fondazione nel 2000 e avente sede a Roma. E qui a Siena la Fondazione Umberto Di Mario è presente in TLS dal 2008 ed è presente come unità di ricerca diabetologica, è in stretto contatto con diverse realtà del territorio senese, in particolare con il Dipartimento di Scienze Mediche Chirurgiche e Neuroscienze dell'Università di Siena e anche e soprattutto con la clinica diabetologica dell'azienda ospedaliera universitaria senese, diretta dal professor Francesco Dotta. E in particolare noi ci occupiamo di diabete, in particolare della forma autoimmunitaria del diabete, chiamata diabete di tipo 1, che colpisce per lo più bambini e giovani adulti. E ci occupiamo quindi della valutazione sia a livello istologico che molecolare di pancreas derivanti da donatori con diabete di tipo 1, e abbiamo anche altre linee di ricerca che riguardano lo sviluppo di nuovi biomarcatori che ci permetteranno forse un giorno di predire l'insorgenza del diabete di tipo 1, e la progressione della malattia e infine di speriamo prevenire le complicanze tipiche di una malattia cronica, quale è quella del diabete di tipo 1. E, diciamo che siamo in contatto con altre diverse realtà all'interno di TLS e possiamo definirci anche un esempio di come un istituto no profit all'interno di un bioincubatore come TLS possa dialogare attivamente con altre varie aziende biotech e quindi avvalersi della competenza presente all'interno di queste start-up, spin-off e piccole aziende che ci permette quindi di crescere e di progredire con le nostre ricerche.